L'Alsazia è una regione del nord-est della Francia. Si trova nella valle del fiume Reno e confina con la Germania e la Svizzera. Nel corso del tempo, questa zona è stata sotto la giurisdizione sia francese che tedesca, quindi i suoi abitanti hanno una miscela di entrambe le culture. A questa regione agricola e prospera appartiene il piccolo villaggio di Ilfurt, dove nel XIX secolo si svolsero eventi agghiaccianti. A quel tempo la città aveva circa 1200 abitanti, il che faceva sì che tutti in qualche modo si conoscessero. Joseph Burner, un umile mercante itinerante sposato con Anna Marie Folzen, viveva in questa città. Mentre lui era incaricato di portare il sostentamento a casa, lei si occupava delle faccende domestiche e della cura dei loro 5 figli. Era una famiglia normale, molto apprezzata nel villaggio, ferventi cattolici e membri attivi della chiesa locale. Tuttavia, nel 1864, la tranquilla vita familiare cambiò drasticamente fino a diventare un inferno, un incubo di orrore che avrebbe visto protagonisti i 2 figli maggiori del matrimonio, Theobald e Joseph. In quell'anno del 1864, Theobald, il figlio maggiore, aveva 8 anni. Era un ragazzo magro e allegro, un bravo ragazzo che andava alla scuola locale e aiutava i suoi genitori in ogni modo possibile. Giuseppe era il secondo, aveva solo 6 anni. Era un ragazzino allegro, vivace e giocoso che ancora non frequentava la scuola, così poteva aiutare sua madre nella cura dei fratellini più piccoli. Anna Marie, una madre amorevole e laboriosa, cercò di insegnare i propri figli a pregare e cercò di seminare la fede cristiana nella loro anima. I loro figli erano bravi bambini, molto rispettosi ed educati, anche credenti. Tutto cambiò un bel giorno alla fine del 1864, quando l'insegnante di scuola convocò il marito per parlargli di suo figlio. Gli disse che Theobald aveva cambiato il suo comportamento. Parlava usando parole altisonanti, indegne di un bambino di quell'età. Inoltre, quando venne il momento della preghiera, il ragazzo pronunciò atroci bestemmie, specialmente contro Gesù e la Vergine Maria. Sorpreso della cosa, Joseph tornò a casa e discusse la situazione con sua moglie. All'inizio pensarono che potesse essere l'influenza di uno dei piccoli amici del ragazzo, ma immediatamente respinsero quell'ipotesi, poiché i loro amici erano bravi ragazzi e figli di buone famiglie. Anna Marie in seguito pensò che forse il ragazzo avesse sentito suo padre pronunciare quelle parole mentre lo aiutava con il lavoro, ma Joseph lo negò categoricamente. Lui non era in grado di dire quel genere di cose. Col passare dei giorni, questi atteggiamenti aumentarono e anche Giuseppe, il fratello minore, cominciò a manifestare un comportamento simile. Anna Marie iniziò a sentire strani rumori di notte provenienti dalla stanza dei bambini e quando andò a vedere nella loro camera non trovò nulla. Un bel giorno Joseph disse a sua madre che era spaventato poiché ogni notte uno strano e orrendo essere piumato li visitava. Inoltre gli aveva detto che a volte si sentiva come se qualcuno lo afferrasse per i piedi e lo tirasse fuori dal letto. All'inizio i genitori non credettero a ciò che il bambino raccontava, fino a quando un giorno, entrando nella loro stanza, trovarono Theobald completamente rigido. Sembrava una tavola ed era impossibile spostarla. Disperata, Anna Marie chiese a suo marito di correre a chiamare il dottore. Joseph disse a sua madre che suo fratello era così a causa della visita del mostro. Mostrò ai suoi genitori delle strane piume nere che si trovavano accanto al letto del ragazzo. Quando i 2 ragazzi cercavano di catturarlo, lui scompariva lasciando solo una polvere da cui emergeva un odore disgustoso.
Pochi minuti dopo, Thibault tornò alla normalità senza ricordare nulla di ciò che gli era accaduto. Questi tipi di episodi divennero sempre più frequenti con il passare dei giorni. In un'occasione, prima di mangiare, quando Anna benedisse la tavola, i ragazzi si irrigidirono nuovamente come tavole. Toccandoli, la madre li sentì congelati ed era persino sicura di averli visti alzarsi a pochi centimetri da terra, con tutta la sedia. Il dottor Levi di Altkirch visitò i bambini e non fu in grado di stabilire una causa fisica per spiegarne la situazione. Disperato, Joseph andò a consultare il padre Karl Bray, parroco di Ilfurt. Quando l'uomo raccontò al sacerdote i fatti, cominciò a nutrire oscuri sospetti. Non perdendo tempo, si diresse verso la casa di famiglia. Quando padre Bray entrò in casa, i piccoli si nascosero, come se la presenza del chierico li terrorizzasse. Il sacerdote si avvicinò a loro e diede loro la sua benedizione. La reazione dei ragazzi fu quella di pronunciare urla e bestemmie. Questo sacerdote, un uomo di grande fede, sospettava che i bambini fossero vittima della possessione demoniaca. Senza indugio, scrisse una lettera al vescovo di Strasburgo, Monsignor André Reis, in cui raccontò i suoi sospetti. La risposta del vescovo fu che aveva bisogno delle 5 manifestazioni richieste dalla Chiesa Cattolica per autorizzare un esorcismo da compiere. Inoltre, questi dovevano essere corroborati, cioè testimoniati, da persone onorevoli. Queste 5 manifestazioni sono le seguenti qui descritte. Primo, repulsione verso Dio, Gesù, la Vergine Maria e ogni simbolo cattolico. Secondo, fenomeni fisici. Questo significa levitazione corporea, movimento di oggetti senza mediazione umana, levitazione, eccetera. Terzo, chiaroveggenza e conoscenza occulta, cioè la capacità di prevedere eventi futuri, conoscere eventi passati e la posizione di oggetti nascosti. 4. Sansonismo. Questa è la manifestazione della forza soprannaturale. 5. Xenoglossia. La capacità della persona interessata di parlare lingue diverse senza averne conoscenza preventiva. Al momento, solo il primo sintomo sembrava essere soddisfatto. Inoltre, il sacerdote aveva bisogno di testimoni. All'inizio del 1865, il sacerdote tornò a casa dalla famiglia accompagnato dall'insegnante di Thibault e da un membro dell'ufficio del sindaco di Ilfurt. I testimoni poterono confermare che quando i bambini vennero benedetti dal sacerdote, i piccoli iniziarono a bestemmiare e si contorcevano adottando posture anomale. Era evidente che qualcosa stava accadendo ai figli di quell'umile famiglia e padre Bray era disposto ad aiutarli. Con il passare dei giorni, delle settimane e dei mesi, le manifestazioni di possesso divennero sempre più frequenti e aggressive. Nel 1866 i bambini mostravano un aspetto fisico deplorevole e avevano perso molto peso, anche se mangiavano enormi quantità di cibo. Joseph aveva perso anche molti capelli. Padre Bray non si arrese nella sua lotta e continuò ad inviare missive al vescovo chiedendo un esorcismo. In queste lettere includeva testimonianze di persone di ogni tipo, che stavano diventando sempre più frequenti. I bambini divennero noti come i posseduti di Ilfurt e la stampa fece eco agli eventi. I piccoli mostrarono in quell'anno 3 dei sintomi: l'odio verso ciò che aveva a che fare con Dio, il sansonismo e la manifestazione di fenomeni fisici. A casa loro gli oggetti si muovevano da soli. A volte i bambini levitavano e si contorcevano adottando posizioni impossibili. Altre volte, specialmente quando venivano benedetti o qualche oggetto sacro veniva avvicinato a loro, le loro pance si infiammavano. Sotto la pelle si potevano vedere movimenti anomali, come se ci fosse un animale che lottava per uscire. I segni di chiaroveggenza cominciarono a diventare più evidenti. In un'occasione a una giovane donna fu detto che suo padre
era morto. La ragazza arrabbiata rispose che era una bugia, dal momento che l'uomo stava lavorando alla costruzione di una casa. Quello stesso pomeriggio, la ragazza ricevette la tragica notizia che suo padre era caduto e la rottura del collo ne aveva causato la morte. Parlavano anche di eventi passati, raccontandoli con tale accuratezza che sembrava che li avessero vissuti. Si divertivano a raccontare alla gente i loro segreti meglio custoditi, i loro vizi e misfatti. Arrivarono al punto di prevedere la morte di diverse persone. Alla fine del 1867, padre Bray non aveva dubbi sul fatto che i bambini fossero vittime di attacchi demoniaci. Nel suo cuore sentiva il bisogno di aiutarli e quindi le missive al vescovo erano sempre più frequenti e pressanti. I piccoli erano diventati emaciati in modo raccapricciante, convulsioni, vomito di sostanze pestilenziali e aggressioni fisiche avvenivano troppo spesso. Padre Bray ottenne che un prestigioso medico da un'altra città andasse a Ilford a visitare i bambini. L'uomo, dopo aver trascorso 5 minuti con i bambini, fuggì dalla casa terrorizzato. Nel giro di pochi giorni, il medico perse la testa e si suicidò. Non si seppe mai che cosa avesse visto o sentito nella stanza dei ragazzi. Questo evento, insieme alle testimonianze di alcuni poliziotti e diversi testimoni, raggiunse il vescovo. All'inizio del 1869, Monsignor Rice iniziò a credere nella veridicità dei fatti, così decise di inviare un seguito di monaci per indagare. L'entourage, composto da un cappuccino, un benedettino e un gesuita, si recò a visitare i bambini. I chierici furono testimoni oculari di fenomeni che sfuggivano ad ogni logica. Quando parlavano con loro, menzionavano episodi del passato di ciascuno dei religiosi. Inoltre, hanno parlato con loro in spagnolo, francese, tedesco, inglese e dialetti francesi e spagnoli. Era impossibile per ragazzi così giovani padroneggiare perfettamente così tante lingue. La relazione indirizzata al vescovo fu schietta e forte. La possessione demoniaca venne confermata, con tutte le prove di cui aveva bisogno finalmente in mano. Il vescovo approvò gli esorcismi a Theobald e Joseph. Per compiere esorcismi, Monsignor Rice nominò padre Souquat, un esorcista esperto e uomo di fede incrollabile. Padre Bray sarebbe stato colui che lo avrebbe aiutato in questo lavoro. Inoltre, venne deciso che ogni rituale sarebbe stato eseguito separatamente e in luoghi diversi. Il primo ad essere esorcizzato fu Theobald, che fu portato in un orfanotrofio gestito da suore vicino a Strasburgo. L'esorcismo iniziò il 3 ottobre 1869 e vi parteciparono esorcisti, altri sacerdoti, alcuni religiosi e la madre del bambino. Ci volle persino l'aiuto di un uomo di grande forza di nome André per tenere fermo il ragazzo. Era un esorcismo violento in cui il male non sembrava cedere. In mezzo alla tensione, padre Bray ricordò che in un'occasione aveva recitato in memoria una preghiera alla Vergine Maria. Il risultato fu un indebolimento del diavolo. Dopo molti sforzi e grazie all'intercessione della Beata Vergine, Theobald venne liberato. All'interno del ragazzo c'erano 2 demoni, Ipes, comandante di 71 legioni infernali, e Oribas, un demone sordo. Pochi giorni dopo, il 27 ottobre, Giuseppe fu portato nella cappella di Burgkirch per essere sottoposto al rituale romano dell'esorcismo. Questo sarebbe stato effettuato anche dai padri Bray e Souquat. Come con suo fratello, anche lui era violento. Come per Theobald, fu grazie all'intercessione di Maria Santissima che il bambino venne liberato. All'interno era ospitato un demone chiamato Salalethiel, e alcuni credono che ce ne fosse un altro che non rivelò il suo nome, poiché potrebbe essere stato un demone superiore. Grazie agli esorcismi, i bambini furono in grado di tornare alla normalità e alle loro vecchie vite.
Theobald purtroppo morì 2 anni dopo, nel 1871, all'età di 16 anni. Joseph visse fino a 27 anni e si sposò, morendo a Zilsheim nel 1884. Il padre dei ragazzi visse fino a 85 anni e il sacerdote Karl Bray morì a 70 anni in odore di santità. Non si è mai saputo cosa abbia portato alla loro possessione demoniaca, ma il caso è stato riconosciuto come uno dei più terrificanti della storia. Nel 1935, padre Sutter raccolse tutte le informazioni esistenti e pubblicò il libro intitolato Il Diavolo, le sue parole e le sue azioni attraverso i demoni di Ilfurt in Alsazia, secondo i documenti storici. Nel 1872, nel villaggio di Ilfurt, vicino alla cappella di Burgkirch e alla piazza principale, fu eretto un monumento. Venne innalzato in ricordo del terribile episodio e in segno di gratitudine alla Beata Vergine per la sua divina assistenza ai piccoli Joseph e Theobald. Nel monumento, sul quale si erge una statua dell'Immacolata, c'è una lapide su cui si può leggere una scritta latina che recita: «In perpetuo ricordo della liberazione di 2 demoni a Teobaldo e Giuseppe Burner, per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata». Nell'anno del Signore del 1869.